Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi realizzeremo una splendida acconciatura per questa piccola Barbie. Naturalmente potrete provare l'acconciatura anche su voi stesse, così potrete vedere come vi sta naturalmente. Allora, ci servono naturalmente degli elastici per capelli e ora vi mostro come fare per abbellire ancora di più la nostra Barbie. Come prima cosa prendiamo una sezione di capelli dalla parte superiore, in questo modo, e andiamo subito a legare la prima parte. Ecco qui, facciamo allo stesso modo la seconda sezione della parte superiore dei capelli della nostra Barbie e andiamo a legare di nuovo la ciocca, in modo tale da avere la parte superiore divisa in due. Come potete vedere vengono due codini molto alti. E adesso cosa andremo a fare? Andremo a prendere delle ciocche sempre dalla parte superiore da sotto e le andremo ad unire alla parte già legata, per cui naturalmente ci serviremo di un altro elastico per capelli per legare insieme le due parti. Ecco qui. E andiamo a legare. Naturalmente la stessa cosa la facciamo dall'altra parte, in modo tale da avere due parti quasi simmetriche. Come potete vedere la parte superiore è praticamente finita ed ora non dovremo fare altro che continuare ad aggiungere ciocche da sotto per concludere l'acconciatura della nostra Barbie. Prendiamo esattamente i capelli dal centro, che è l'ultima ciocca della parte superiore, e prendiamo insieme i due codini che abbiamo già creato in modo tale da unirli con un altro elastico. In questa maniera. Come potete vedere la coda diventa sempre più voluminosa, per cui andiamo ancora a prendere delle ciocche, stavolta iniziando a prenderle anche dalla parte inferiore della testa della nostra Barbie, e continuiamo ad unire man mano i codini che abbiamo già creato. In questo modo si formerà una bella codona unica che renderà unica la nostra Barbie. Per cui andiamo a riprendere un altro codino e andiamo ad aggiungere un'altra ciocca. Ecco qui, come potete vedere la coda della nostra Barbie diventa sempre più grossa, per cui andiamo a completare la nostra acconciatura prendendo le ciocche rimanenti dalla parte inferiore della nostra Barbie e facciamo un ultimo nodo, in modo tale anche da portare i capelli della Barbie verso il basso, perché con i codini naturalmente erano tutti un po' rivolti verso l'alto. Se vorrete naturalmente potrete aggiungere anche altri due codini per completare l'acconciatura, diciamo. Ecco qui, come potete vedere con i due codini aggiunti viene così, naturalmente è venuta molto bene perché la nostra Barbie ha dei capelli davvero lunghi. Come potete vedere ci sono le due sezioni della parte superiore che poi vanno ad unirsi in un'unica mega coda. Trovo che questa acconciatura sia veramente carina e naturalmente potrete provarla anche su voi stesse e poi ditemi naturalmente come state. Magari scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta naturalmente l'acconciatura e se avete qualche altra acconciatura da consigliarmi. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto regalatemi un mi piace. Non dimenticatevi di guardare tutti gli altri nostri video in cui realizzo altre acconciature. Ci vediamo sempre qui su Do It Yourself Ispirazione la prossima volta. Ciao!